Ma sicuramente è stata una soddisfazione incredibile quest'estate quando ho avuto la chiamata del Pescara. È sempre un onore, un immenso piacere ricevere una chiamata di un club prestigioso come Pescara, che appunto lotta ogni anno praticamente per vincere il campionato ed è quello che proveremo a fare anche quest'anno. Al Pescara sta bene, stiamo lavorando, abbiamo avuto un po' di giorni per tirare il fiato, ci serviranno per questo mese intenso, sappiamo di tutti gli impegni ravvicinati che abbiamo. Stiamo bene, ci stiamo allenando, stiamo spingendo. E non vediamo l'ora di ritornare in campo. Ah, sono contento per come abbiamo cominciato il campionato. Peccato per il pareggio a Perugia perché si potevano portare a casa 3 punti. Però dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo fare anche meglio, dobbiamo fare quello che ci chiede il mister. Dobbiamo continuare a giocare anche meglio possibilmente e portare a casa sempre 3 punti. Ah, col mister Zeman, differenze. Molte differenze non ce ne sono, conosciamo benissimo la sua storia, sappiamo del suo calcio offensivo, però richiede tanta fase difensiva da parte di tutta la squadra, non solo da parte dei difensori. Vuole che gli attaccanti siano i primi a difendere e poi noi mettiamo in campo i suoi concetti che sono decennali. Ma l'obiettivo no, non mi sbilancio perché noi puntiamo a fare bene ogni partita, puntiamo a vincerle tutte, ma passo dopo passo, ovviamente. Pensando prima alla partita di lunedì col Gubbio, che sappiamo che sarà un incontro difficilissimo, e poi pensando alla partita che ci sarà dopo 3 giorni e dopo 3 giorni ancora.